Ciao a tutti da Vittorio. Dopo le dichiarazioni di ieri sera di Claudio Lo Tito, molti tifosi della Lazio ci credevano, pensavano che l'operazione Greenwood fosse in chiusura. Purtroppo, subito dopo sono arrivate notizie che invece indicano che la trattativa per Greenwood non solo non è vicina alla fine, ma potrebbe in verità andare male. Perché? Perché la Lazio è ferma sulla propria posizione, ma nel frattempo l'Olympique Marseille, di cui vi avevo parlato da settimane, ha presentato un'offerta al Manchester United superiore a quella della Lazio. L'Olympique Marseille aveva mostrato interesse da settimane, Lo Tito era fiducioso, ma i francesi che hanno De Zerbi come allenatore hanno spinto sull'acceleratore e hanno presentato nella serata di ieri un'offerta superiore ai 20 milioni di euro offerti dalla Lazio e adesso sono in pole position per chiudere per Greenwood. Se lo United vorrà vendere Greenwood prima dell'inizio del ritiro, beh, l'offerta migliore al momento è quella dell'Olympique Marseille e quindi la Lazio rischia di prendere una forte delusione perché Lo Tito ha indicato come obiettivo numero uno della Lazio di quest'estate Greenwood e la trattativa rischia di finire male. Ma è anche vero che è arrivata un'altra notizia importante da non sottovalutare, perché avevamo sempre detto fino a ieri che la Lazio aveva ritenuto Tati Castellanos incedibile. Nella giornata di ieri c'è stata un'altra offerta del Girona, ma soprattutto un cambio di piani per la Lazio. Perché? Perché Lo Tito ha capito che l'offerta presentata a Manchester United non è sufficiente e quindi intende alzare la richiesta della Lazio e per farlo potrebbe sacrificare Tati Castellanos. Lo Tito vende Tati Castellanos al Girona. In realtà sembra che il giocatore non finirebbe al Girona, ma finisce nel gruppo City che è al Manchester City, al Girona, ma anche al New York City, per cui non si sa Tati Castellanos dove finirebbe, ma incassando i soldi di Tati Castellanos li girerebbe per andare ad aumentare l'offerta a Greenwood e superare l'Olympique Marseille. Quindi la Lazio sta pensando seriamente di cedere Tati Castellanos, ritenuto incedibile fino a ieri, per utilizzare quei soldi per andare a prendere Greenwood. Vedremo se questo sarà il piano di Claudio Lo Tito. Va detta anche una cosa: se Tati Castellanos va via, la Lazio deve prendere anche un centravanti. Lo abbiamo detto, la Lazio ha bisogno di due centravanti, sia Immobile che Castellanos non è che hanno convinto lo scorso anno, però se lo vendi e prendi i soldi per Greenwood, poi comunque hai bisogno di prendere un centravanti, perché Greenwood non sarebbe un vero centravanti, potrebbe anche giocare in quel ruolo, ma lui nasce esterno d'attacco, per cui non credo che sia la soluzione giusta. Però è un'evoluzione importante, perché la Lazio, con l'offerta presentata al Manchester United, così non porta a casa Greenwood, ma Greenwood sembrerebbe destinato ad andare in Francia al Marsiglia e quindi la Lazio deve fare qualcosa per aumentare l'offerta. Se il Girona offrisse alla Lazio lo stesso prezzo, lo stesso costo che la Lazio ha speso per portare Tati Castellanos, credo che la trattativa si chiuderebbe. A quel punto la Lazio potrebbe usare quei soldi per andare a prendere Greenwood e presentare un'offerta più congrua al Manchester United. Uscito Tati Castellanos, poi la Lazio proverebbe a portare Dia dalla Salernitana a Roma come vice immobile o comunque come centravanti che si gioca al posto con il capitano della Lazio, Ciro Immobile. Quindi questo sostanzialmente è il piano della Lazio: vendere Tati Castellanos, prendere quei soldi per aumentare l'offerta di Greenwood e poi andare alla Salernitana e provare a prendere Dia. È anche vero che originalmente il piano della Lazio era quei soldi che ho incassato da Tati Castellanos spenderli per Dia, però insomma la Lazio sta facendo operazioni in uscita e quindi potrebbe utilizzare quei soldi che sono entrati per andare a prendere Dia e Greenwood. Voi che ne dite di questa soluzione? Scrivetelo nei commenti qua sotto e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. Grazie.